Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 13 gennaio noi festeggiamo Sant'Ilario di Poitiers. Ascoltiamo. Sant'Ilario di Poitiers nacque a Poitiers, nell'Aquitania, intorno al 315 da una illustre famiglia pagana. Ricevette un'educazione letteraria e filosofica a base neoplatonica. Un giorno, leggendo la Sacra Bibbia, lesse «Ego sum, qui sum». Io sono colui che sono, e ne rimase impressionato. Fu attratto dalla parola di Dio e ricevette da adulto il santo battesimo. Ed era così scrupoloso e sollecito nella pratica delle virtù che veniva chiamato sacerdote e il popolo lo considerava proprio un pastore. Quando il vescovo della sua città morì, Ilario gli successe nell'episcopato. Venne esiliato per aver contrastato l'arianesimo. Nell'esilio il santo impiegò il tempo a comporre il suo capolavoro, il De Trinitate. In esso difende la consustanzialità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè difende così bene l'unicità della sostanza che compone le persone della Trinità, da essere chiamato il dottore della Trinità. Nel 359 venne convocato ad alcuni concili, ma i suoi pensieri da molti non vennero accettati. L'imperatore Costanzo decise di rimandarlo nella sua città natale, dove invece Ilario venne accolto trionfalmente. Con la morte dell'imperatore, l'arianesimo ebbe un crollo decisivo. Riunì allora un concilio nelle Gallie che portò i suoi frutti. Cessarono gli scandali e la fede fu riconosciuta in tutta la sua purezza. Morì l'anno 368. Papa Pio IX lo dichiarò, confermandolo, dottore della Chiesa universale. Sant'Ilario visse in un momento complicato per la storia e soprattutto della Chiesa e della fede, perché si stava sviluppando un'eresia, ossia l'arianesimo. Cos'è un'eresia? È quando un gruppo di persone inizia ad insinuare qualcosa circa le verità di fede, quelle importanti, che però non è vero. E c'è un grande pericolo in questo, perché è in gioco poi la salvezza delle persone e la verità custodita dalla Chiesa. In particolare gli ariani avevano una visione particolarmente modificata sulla natura di Gesù Cristo, che non vedevano divina tanto quella di Dio Padre. Pensavano che fosse una natura divina di tipo subordinato, che avesse una sorta di valore leggermente inferiore. Pensavano che Gesù non fosse preesistito, come ci dice il prologo di Giovanni, esistesse da sempre presso Dio, ma che fosse stato, insomma, generato dopo. Tanti piccoli dettagli che sto dicendo in maniera banale. Però vedete che visione snaturata e che visione un po' impoverita della natura divina di Cristo che abbiamo. Sant'Ilario reagisce a questo e c'è un prezzo da pagare. Pur di difendere questa verità di fede, lui è costretto all'esilio e lo accetta. Rischiare per la verità. Questo è il valore che voglio sottolineare oggi, ricordando anche l'esperienza di Padre Pio, che ad un certo punto della sua vita ha dovuto ritirarsi. È stato chiesto da parte della Chiesa di rimanere per un periodo della sua vita lontano dalle persone. Celebrava la messa, ma non con il popolo. Non poteva confessare più, perché la Chiesa doveva verificare la verità. Che cosa fa Padre Pio? Accoglie. Per difendere la sua verità, decide di essere obbediente alla Chiesa. Allora anche noi oggi abbiamo questa provocazione importante. Sia Sant'Ilario che Padre Pio obbediscono a questa sorta di esilio pur di difendere la verità. Allora noi come ci comportiamo nelle situazioni della nostra vita in cui c'è una verità da proteggere?
Non sarà che ci facciamo i conti e poi scegliamo quello che ci conviene di più, conviene, dico, sulla nostra pelle? Allora facciamo questa bella riflessione e soprattutto, se c'è una verità da difendere, la bellezza della verità, non abbiamo paura, perché il Signore c'è sempre accanto ed è Lui poi che assegnerà la ricompensa e assegnerà la giusta consolazione. E per avere questo coraggio ci affidiamo a Padre Pio, ma oggi soprattutto a Sant'Ilario, e gli chiediamo: prega per noi.